vicino ai più bisognosi, ai più deboli, agli immigrati, agli anziani, ai bambini, a quelli che non si possono permettere di andare in vacanza. Quindi Napoli città solidale, il sindaco oggi è presente rappresentando i napoletani vicino ai più deboli, alle persone che hanno maggiormente bisogno. Quindi un Ferragosto di lavoro, ma soprattutto di solidarietà. Una vicinanza non solo simbolica, quella di Ferragosto, dedicata a far sentire la presenza delle istituzioni nei vari mondi abitati dalle persone che per ragioni diverse si trovano in condizioni di maggiore difficoltà. La prima visita alla casa di riposo Villa Adriano Ferretti, gestita dall'Istituto delle Povere Figlie della Visitazione di Maria, seguita dalla presenza nel centro polifunzionale di Mare Chiaro, dove sono stati organizzati soggiorni per 400 bambini e ragazzi napoletani nei mesi di luglio ed agosto. Attività ludico-ricreative, sportive marine e di vita collettiva per utenti fra i 6 e i 18 anni segnalati dai centri di servizio sociale territoriale. Fra le attività della struttura si è provveduto anche alla formazione dei ragazzi più grandi in modo da farli diventare essi stessi tutor per i più piccoli e proprio 20 di loro sono stati premiati ieri per l'impegno e i risultati ottenuti. Dire che è importante, è un momento di vicinanza di tutta la città attraverso il sindaco ai bambini di Napoli che hanno maggiori difficoltà rispetto ad altri, che però qua trovano un momento di solidarietà, di accoglienza e di vicinanza. Percorsi di sostegno ed accompagnamento finalizzati all'integrazione socioculturale dei minori stranieri, in particolare dei minori soli non accompagnati e dei minori italiani in condizione di disagio e bisogno, a rischio di devianza sociale. Anziché mera assistenza, dunque, esperienze come quella del gruppo appartamento grecale della cooperativa sociale Dedalus propongono la semiautonomia come sistema per la crescita e l'inserimento socioculturale. Gli operatori di volontari del binario della solidarietà, nelle vicinanze della stazione centrale, si occupano di persone senza dimora e le accolgono assieme ai giovani in difficoltà. Tutti loro aderiscono ad un progetto programmato e condiviso con un programma che viene sviluppato nel centro di accoglienza diurno della Caritas diocesana, affidato alla Fondazione Massimo Leone, che come volontari conta anche su un'equipe di psicologi, sociologi, educatori, medici specialisti ed avvocati. Gli amici nostri stanno qui, quando vengono da noi ci devono fare una richiesta, che volete? A qualunque persona che si riconosce una dignità si chiede e loro espongono le loro... i loro bisogni, le loro difficoltà e noi esponiamo quella che è la metodologia, i servizi e le attività del centro. Nel momento in cui le persone accettano di fare questo percorso, di prendersi cura di loro stesse, allora noi attiviamo questo percorso di recupero. Abbiamo attraversato come dei mondi diversi i bambini, il gioco con i bambini, i ragazzi stranieri, gli anziani che vengono comunque curati con molto amore e anche persone che invece non hanno appunto fissa dimora per le quali è molto difficile trovare un momento di aggregazione. Tante visite importanti per riscontrare tanta umanità, tanta dignità, tanta solidarietà dal mondo laico e dal mondo religioso. Io in 2 anni abbondanti di sindaco ho potuto registrare che a Napoli quelli che si lamentano di più sono quelli che hanno il superfluo e si lamentano perché magari hanno perso la possibilità di comprarsi un gioiello, mentre invece ho apprezzato la dignità delle persone più povere che in un momento di difficoltà preservano questo grande cuore e questa grande dignità. Questo è un esempio di vita che dovrebbero praticare tante persone nella nostra città.